Amici di Sentieri Natura, un cordiale saluto da Ivo Pecile e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento invernale. Oggi ci troviamo a Moggio, all'imbocco della Valaupa, per salire assieme a voi alle Moggesse, due borgate raggiungibili solo tramite sentiero, due paesi dove il tempo si è fermato intorno agli anni 50. Le due Moggesse sorgono nel vallone del Glagnò, su un versante ben illuminato dal sole, ma per arrivarci dobbiamo prima scavalcare la selletta che vedete qui alle mie spalle. Ci si arriva percorrendo questo comodo sentiero che sale intersecando un paio di volte il greto principale, che da qui in poi è quasi sempre asciutto. Dalla forca di Moggessa il sentiero scende nel versante opposto attraversando una zona fortemente erosa. Questo era sicuramente, e lo è ancora, uno dei punti dove era richiesta maggiore attenzione, poiché qui il camminamento è scavato a picco nella roccia. A questo si deve dunque la presenza di un vecchio passamano in ferro che ancora resiste qui sul ciglio del sentiero. Ed eccoci arrivati a Moggessa di Qua, il primo dei due borghi ed anche quello che è stato maggiormente danneggiato dal terremoto del 1976. Ma non tutte le abitazioni sono in rovina e c'è chi sta cercando di riportare a nuova vita queste vecchie case. Le due Moggesse sono abbastanza vicine in linea d'aria, ma in realtà sono separate dalla profonda forra del Rio del Moulin che si attraversa su questo ponte. Il nome di questo corso d'acqua gli deriva dal fatto che qui fino agli anni 60 era attivo un mulino che serviva le due borgate. Moggessa di là è la meglio conservata delle due. L'architettura è quella tipica dei borghi di montagna, con una serie di stretti viottoli lastricati che collegano piccole corti dove non manca mai la fontana. Le case con i vecchi numeri civici assieme ai cortili, alle meridiane, ci proiettano in un passato non molto lontano, quando il numero dei residenti giustificava addirittura la presenza di una scuola. Così scrive Tito Maniaco nel suo libro Mestri di Mont, descrivendo i bambini di Moggessa. Io salì l'erta, passai l'ingresso e dissi ai bambini che ero il maestro. Salì seguito dallo scalpiccio della mia schiera, finché da una porta aperta entrai nell'aula che era destinata a quella che la pratica burocratica di montagna chiamava allora pluriclasse. Nessuno me lo aveva detto giù a Moggio, ma io ero diventato maestro in contemporanea di 17 alunni maschi e femmine, dalla classe prima alla classe quinta. Prima di concludere, vi ricordo l'appuntamento in diretta su Telefriuli. Lunedì 2 febbraio alle ore 21 andrà in onda Sentieri Natura Speciale Neve, una puntata unica dedicata interamente alle escursioni invernali. Con me in studio ci sarà Marco Virgilio, tanti ospiti e naturalmente una ricca serie di filmati. Le giornate invernali sono brevi, per noi è venuto il momento di rientrare a Moggio
Da parte mia e di Sandra Tuvaro, che ha curato le riprese, un cordiale saluto e un arrivederci alle prossime puntate. Buone camminate!